Sapete chi ha dato per primo la notizia dell'accordo sul testo del maxiemendamento per la fiducia? No? Ieri, il primo a dare l'annuncio ai giornalisti dell'accordo sul testo della fiducia tra NCD e PD è stato il segretario di Stato della Città del Vaticano. Strano paese il nostro, vero? Veramente particolare. Un paese che invece, in cui invece di votare una legge sui temi sensibili e i diritti civili in Parlamento, nel momento in cui è possibile farlo, ce la si fa imporre dal governo, e in particolare da un governo fatto da razzisti e da venduti. Un paese terrificante, direi, in cui si cerca di scaricare la colpa di queste scelleratezze su una forza di opposizione che per 2 anni, signori, ha sostenuto questa legge, la difesa in commissione, che è stata determinante per portarla in aula e che adesso di punto in bianco, secondo il vostro surreale teorema, la affosserebbe solo per fare un dispetto al PD. Decine di attivisti, portavoce, programmi, 3 anni che ho vissuto intensamente di lavoro, di confronti, di contatti con l'associazione, con i cittadini sui temi LGBT, sarebbero stati azzerati per fare un dispetto al PD. Ma veramente? Credete veramente? Credete che votare contro una cosa incostituzionale chiamata canguro, problema peraltro superato, dichiarato inammissibile, quindi per favore dimenticatevelo. Non è mai esistito, è come se non fosse proprio mai esistito, e per un sms personale del sottoscritto trasformato in un trattato di Versailles, no? Questi vengono definiti la causa del fallimento di questo DDL. Adesso tocca a me spiegare un paio di cose su questa vicenda, cari colleghi. Inizio anch'io con qualche indiscrezione. Venerdì scorso, il 19, dopo l'uscita delle notizie da Palazzo Madama riguardo alla bocciatura del canguro, riporta il Fatto Quotidiano. Il primo a chiamare è stato proprio il capogruppo del PD, Luigi Zanda, virgolettato. Quindi bocci tutti, bocci tutto, ha chiesto a Grasso. E Grasso gli ha spiegato la logica della sua operazione. State bene attenti. Il Parlamento è fatto per discutere. Non si può azzerare il dibattito. Ridurrò al minimo anche i voti segreti. Il problema delle imboscate non esiste, questo è stato detto. Pensate un po' a quel punto, si poteva quasi già stappare una bottiglia, io ero pronto. Da lunedì pomeriggio si poteva votare la legge in Parlamento, 500 voti palesi, quindi con tutte le lucette accese sui cartelloni, sui banchi, a carte scoperte, senza trucchi, inganni, tradimenti, voilà, tutto alla luce del sole. Previsti solo 5, signori, 5 voti segreti. Ieri sera Schifani ha detto alla Vespa che si prospettavano centinaia di voti segreti, trappoli, rischi di ogni genere, menzogne, bugie. 5 voti segreti non sono un problema, i numeri ci sono sempre stati. Se avete paura di 5 voti segreti, allora state a casa e non venite più in quest'aula a scaldare le poltrone. Altre balle sull'impraticabilità ai tempi biblici paventati dal PD sono stati smentiti direttamente dai funzionari del Senato, dai funzionari. Altre balle, abbiamo sentito enunciare seriamente in prima serata, sabato sera, vero, da Fazio che il canguro fosse una formalità, un superfluo segno di interpunzione, che eravamo dei pazzi a non votarlo. In effetti, colleghi, tutto ciò non ha aiutato per niente a spiegare ai cittadini un fatto basilare che ha confermato, dico, la seconda carica dello Stato, non uno qualsiasi, ossia che quel canguro non era affatto una formalità, non è legittimo, non è una cosa ammissibile, aggiungo, uno strumento distruttivo della democrazia, ancor più sadico e inutile a fronte di 500 emendamenti. È uno strumento con cui vi hanno tolto il diritto di sceglierci i senatori in quest'aula, ci avete tolto i diritti dei lavoratori, ci avete tolto la possibilità di modificare la legge elettorale su cui avete di nuovo messo la fiducia e con cui da domani potreste fare di tutto, togliere il voto o la libertà di parola. Ma io dico, ancora pensate ai cittadini di poter rinunciare a questo per delle formazioni sociali specifiche? Io credo di no. Credo che con passata questa ondata emotiva, chi di voi non l'ha già fatto capirà che non si poteva proprio accettare questo osceno baratto.
è che noi non abbiamo tradito il nostro impegno e continueremo a lottare coerentemente per la libertà e l'uguaglianza. Milioni di italiani sono stati depistati. Renzi e il PD hanno ancora usato la macchina del fango e della menzogna. Il Movimento 5 Stelle, tanti nostri simpatizzanti e attivisti LGBT sono passati per traditori e omofobi e avete fatto passare me come un bugiardo, cinico, politico. Ahimè, in questa storia se ho qualcosa da rimproverarmi è proprio il contrario, colleghi. Un mio coinvolgimento totale, anche emotivo, nel tentativo di portare a casa questi diritti. Ho vacillato, lo ammetto, di fronte alla minaccia di paralisi dell'aula, all'impossibilità di votare per le unioni, e ho vacillato di fronte a quel maledetto canguro quando si prospettavano 7.000 emendamenti. Ringrazio la coerenza e la lucidità del gruppo, ma poi questa situazione è svanita. È svanita, questo stallo messicano, come viene definito, con da una parte le pistole puntate dei 5.000 emendamenti e dall'altra quello dell'emendamento Marcucci, super canguro, la pistola tenuta in mano da Zanda. Venuti meno i 5.000 emendamenti, bisognava abbassare anche quella pistola. E invece no, cosa ha fatto Zanda? Ha alzato il bazooka della fiducia. Peccato, pensate, si poteva avere oggi una legge integra, ognuno avrebbe mostrato votando qua in aula palesemente la propria volontà e il proprio impegno. E stasera sarei con voi cittadini a brindare in strada, invece no, mi tocca stare qua a rigettare l'ennesima fiducia, guardarvi in faccia e ammettere che questo non è un paese libero e lo sarà fino a quando voi governerete. Non abbiamo fatto un solo voto su questa legge, ricordatevelo per sempre, non abbiamo fatto un solo voto. Alla senatrice Monica Cerinà le dico che non le porto rancore, lei ha già la sua croce, il suo nome sarà sulla legge di Alfano e Schifani. Ringrazio tutti coloro che ci hanno creduto, che sono stati e sono tuttora al nostro fianco, e anche tutti gli altri che il giorno prima mi scrivevano sui social che volevano sposarmi e il giorno dopo che sarei dovuto morire. Quando ci si deve occupare di amore lo si mette in conto, e quello che non ci ammazza ci rende più forti. Alla fine ho capito due cose. La prima è che con certi truffatori non si può trattare neanche sui diritti civili. E si finisce male. L'unica via d'uscita è governare. L'unica soluzione vera è l'uguaglianza totale dei diritti, senza se e senza ma e senza unioni. La seconda cosa è che Renzi ha fatto la mossa peggiore. Ha preferito fare una legge immonda sui diritti con Alfano e ha fatto entrare in maggioranza Verdini. E questo la pagherà, se ne pentirà amaramente mentre sta già imboccando il viale del tramonto. Volevo dirvi un'ultima cosa. Avete tolto l'obbligo della fedeltà, quindi avete reso libere le corna. State attenti, perché questo invece sì, questo sì, è troppo simile al matrimonio. E poi magari potrebbe risultare incostituzionale, come tutta questa schifezza che state per approvare. Andate a fanculo. Bravo.